Signore e signori, buonasera. Io sono Vespertilli, quello con la maschera. E oggi, visto che non ci sono giochi nuovi da fare, non ci sono recensioni da fare, anche se è giusto che voi sappiate, visto che siete miei ammiratori, che in questo momento sto giocando a Shin Sangoku Musou 5 e dopodiché farò il 4 e il 6 e recentemente ho ricevuto Syndicate, un rifacimento di un gioco del 1993, quando noi eravamo piccolini, e Biohazard 6. 6. Attendiamo anche Asura Wrath. Dovrebbero arrivare tutti fra poco. Cioè, sono arrivati tranne lui. Sono giochi vecchi, quindi non mi prenderò la briga di fare una recensione, magari ne parlerò un poco. Ma non è di videogiochi che voglio parlarvi oggi. Oggi vi voglio parlare di una cosa. Perché io voglio credere che là fuori ci sia ancora qualcuno che è stato cresciuto, tirato su con sani principi. O qualcuno che è nato, cresciuto in una situazione negativa, oppressa, viscida, e tuttavia è riuscito a diventare una persona meravigliosa. Il mondo. Un tizio che fa, potremmo definirlo bodybuilding, non so in realtà, comunque un tizio pompato, un certo Elliot Hulse, che è anche un canale YouTube, è un uomo che oltre a pompare i muscoli parla di cose interessanti, filosofeggia sulla vita e devo dire che finora ci ha azzeccato. Filosofeggiare sulla vita, che significa azzeccarci? Significa, ragazzi, che hai tu nella tua vita hai raggiunto un determinato equilibrio, una determinata concezione universale che ti porta a comprendere senza margine di errore, senza margine di errore, le dinamiche umane. Questo Elliot riceve domande da delle persone e fa dei video brevi, 3, 5, 7 minuti, dove spiega le sue motivazioni, dove cerca di dare delle risposte. E un video mi ha colpito. Il mondo è spacciato. Perché preoccuparci? Era un tizio che si chiedeva per quale motivo fare qualcosa di utile, fare qualcosa di eroico, di coraggioso, visto che siamo palesemente nella merda. Ora io vi dico una cosa, ragazzi. Io non mi sento un supereroe. Io non mi sento migliore di voi. E di certo non credo che voi siate inferiori a me. No. Io però mi sento desideroso di agire, desideroso di fare qualcosa, desideroso di rendere il nostro mondo, non è né mio né tuo, è nostro. Desideroso di rendere il nostro mondo un posto migliore. Per chi? Per tutti. Ultimamente ho rivisto per la seconda volta, Amazing Spider-Man, un film a parere mio molto, molto, molto bello. Come dissero molti critici, è come vedere Spider-Man di Nolan. E una frase mi ha molto colpito. Ascoltiamola insieme. Tu somigli tanto a tuo padre. Sul serio, Peter, ed è una buona cosa. Ma lui aveva una sua filosofia, dei principi, anzi. Lui era convinto che se uno può fare delle cose buone per gli altri, ha l'obbligo morale di farle tutte. Ecco. Se una persona può fare qualcosa di positivo
per gli altri, ha l'obbligo morale di farlo. Capite, ragazzi? Siamo arrivati a un punto preciso della situazione umana, della situazione terrestre, dove ci sono due schieramenti. Due. Quelli che, come me, come Vespertili, che chiaramente io non sono Vespertini, dietro la maschera c'è una persona con un nome e un cognome. Quelli come Vespertini, e come spero sono voi, siate voi, che vogliono fare del bene per far sì che il futuro sia migliore. E poi ci sono gli altri che desiderano distruggere tutto, che desiderano annientare qualsiasi cosa di positivo e di bello ci sia in questo mondo. Ci sono persone il cui preciso scopo è devastare la bellezza. Ci Voi che cosa volete essere? Volete essere quelli che hanno contribuito alla perdizione di questa generazione? O volete uscire di casa e combattere per ciò che ritenete giusto? Cos'è che ritenete giusto? Ci sarà qualcosa che vi motiva? Ci sarà qualcosa che vi spinge a essere migliori ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno? Grazie, Skype. Ci sarà qualcosa? Il vostro passatempo, il vostro lavoro, le vostre passioni. Siete degli studenti? Siete degli studiosi? Lavorate, disegnate, costruite, dipingete? Che cosa fate? Siete degli sportivi? Giocate a calcio, andate in piscina, fate tennis, fate scalate, fate parapendio. Dovete pur fare qualcosa. Ci sarà qualcosa che vi donerà il silenzio, ecco. Ci sarà pure qualcosa che vi donerà energia positiva. Guardate dentro di voi e pensate, c'è qualcosa che vi fa sentire bene quando la fate? C'è qualcosa che vi rende felici quando la fate? E se tutti quanti fossero felici? Se voi non foste gli unici a essere felici, ma se le vostre azioni potessero rendere felici decine, centinaia, migliaia di persone, non sarebbe una bella cosa. Perché io faccio questi video? Per cercare la notorietà? Per cercare i soldi? I soldi? No. Se io cercassi la notorietà, non indosserei una maschera, non credete? Anche se forse sarebbe una bellissima mossa commerciale, ma io non voglio la notorietà. Io voglio essere conosciuto. È ben diverso. E perché Vespertini vuole essere conosciuto? Perché io desidero sperare che tramite i miei video qualcuno possa dire: ehi, io e Vespertini la pensiamo allo stesso modo. Io e Vespertini la pensiamo allo stesso modo. Immaginate qualcosa. Cos'è che a me rende felice? Andare in bicicletta, passare del buon tempo con amici, senza bisogno di devastarsi con le sigarette, l'alcol e chissà quale altra merdata, stare in compagnia di persone che hanno energia positiva e che la sola presenza ti fa stare bene. Fare un videogioco, ma non per forza un videogioco nuovo, videogiochi di anni fa. A me rende felice giocare a Vagrant Story, a Xenogears, a Crash Bandicoot, a Siphon Filter, a Parasite Eve. Questo mi rende energetico. Fare un bel giretto in moto, io da solo, io e me stesso. Andare per pianure, per colline, per montagne. Andare in spiaggia a mezzanotte per non pensare a niente o per pensare a tutto. E a voi cos'è che rende felice? Cos'è che vi rende desiderosi di arrivare a domani
anziché fare come quelle teste di merda che pubblicano link depressi. Oggi è lunedì. Eh già, oggi è lunedì, e che cosa vuoi fare, stronzo? Oggi è lunedì e domani sarà martedì. E pensa un po', dopo martedì viene mercoledì. Ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno è una possibilità di vivere. Ogni giorno è una possibilità di vivere. Non fermiamoci all'inizio, non fermiamoci a uno quando possiamo dare 100. Perché ragazzi, rendiamoci conto di una cosa. Ci sono quelli che fanno del male, ci sono quelli che fanno del bene e ci sono quelli che non fanno niente. Voi volete essere questo? Voi volete essere quelli che non hanno fatto niente? Guardate dentro i vostri cuori o guardate la mia maschera e ditemi. Se voi volete essere quelli che non hanno fatto niente. E tu che cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non ho fatto niente, non mi sono schierato. Non mi sono schierato. Io ho deciso di non fare niente. Va bene. Va bene, tu hai deciso di non fare niente e sei soddisfatto? Sei felice? Sei felice? Io vedo tantissime persone che dicono di essere felici e sono le stesse persone che ogni anno comprano il telefonino nuovo, che ogni fine settimana si sparano 20 euro in birra, che ogni mese devono farsi il viaggetto da 2000 euro. Siete proprio sicuri di stare bene? Sapete, si dice che quando stai bene con te stesso, stai bene da solo, poi stai bene dovunque. Ragazzi, parliamoci chiaro. La prima persona a cui dobbiamo rendere conto di ogni cosa siamo noi stessi. Se noi non siamo in pace con noi stessi, non saremo mai in pace. Mai. Sapete quando sentite quella sensazione, quel leggero fastidio, quel malessere, quella pesantezza di testa? Oggi non mi sento bene. Oggi non vi sentite bene perché non state bene. Voi dovete anelare alla serenità. Il vostro obiettivo principale non deve essere dare 10 in una materia o guadagnare 60.000 euro al mese. O comprarvi il SUV o regalare alla vostra fidanzata 1.000 euro di anello. Il vostro obiettivo primario, non l'unico, il primario, deve essere la vostra serenità. Perché se voi non sarete sereni con voi stessi, sarà tutta una merda. Stare bene con noi stessi significa essere invincibili. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Noi siamo i possessori del nostro cervello. Chi è Vespertili? Vespertili è questo corpo, è questa essenza. Sì, ma Vespertili è qua dentro. Vespertili è dentro la testa. Noi cosa siamo? Noi siamo i possessori della nostra essenza. Noi non siamo un corpo. Noi prima di tutto siamo un'essenza, un'energia, una manifestazione spirituale del proprio sé. E se noi non stiamo bene col nostro io, non riusciremo mai a toccare la vetta. Potremmo avvicinarci, potremmo dire di sentirci bene spendendo 2000 euro in una bicicletta fantastica, perché è davvero fantastica, ma non riusciremo mai a salire il gradino. Il gradino che ci renderà intoccabili. Quelli che fanno del bene e che si battono e che danno la propria vita e che decidono di sacrificarsi con l'esplosione, o quelli che distruggono tutto. Volete essere Batman o volete essere Bane? La scelta è vostra, ragazzi.
La Vespertilia è tutto. Ci vediamo la prossima volta.